Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi parlo del secondo libro della trilogia Grishaverse, ovvero Assedio e Tempesta. Naturalmente l'autrice è sempre Leigh Bardugo. Il libro è uscito in Italia, pubblicato da Mondadori a gennaio di quest'anno. Premessa, visto che questo è il secondo di una trilogia, se non avete letto il primo, che è Tenebre e Ossa, mettete in pausa il video, segnatevelo come da vedere e andate a leggervelo. Ci rivediamo qui una volta che l'avete finito, perché qualcosa devo raccontare, no? Se no vi scoglio le cose. Ora, vi ricordate, vero, come finiva Tenebre e Ossa? Alina e Mal riuscivano a fuggire dall'oscuro e lo lasciavano nella faglia. Ritroviamo naturalmente due protagonisti che cercano di vivere la loro vita in una nuova terra, però si sentono costantemente gli occhi addosso perché sono ricercati. Alina non si dà pace, è perseguitata dagli incubi, rivive continuamente le scene che sono successe nella faglia d'ombra e si sente responsabile per le vite spezzate. Non sa però che l'oscuro è sopravvissuto, anzi ha acquistato un nuovo potere che lo rende ancora più forte e non passa molto tempo prima che riappaia. Scova i ragazzi e li cattura. Alina si risveglia su una nave e scopre che l'oscuro ha intrapreso questo viaggio convinto dell'esistenza di un secondo potentissimo amplificatore. Mal naturalmente gli serve per trovarlo, essendo un ricercatore provetto, ed Alina è l'incentivo per farlo lavorare meglio. L'oscuro infatti minaccia di far del male alla ragazza se lui non collabora a trovare questa creatura preziosa da cui si può prelevare questo amplificatore. I ragazzi sono convinti che anche questa sia una leggenda, come il cervo nel primo libro, anche se l'esistenza di quest'ultimo li ha fatti ricredere su favole e miti. Però, alla fin fine, anche questa volta l'oscuro aveva ragione. Quando ormai la vittoria dell'oscuro sembra imminente, i ragazzi trovano aiuto da persone inaspettate. E qui io mi devo fermare, basta, perché non posso andare oltre. Mi è piaciuto? Assolutamente sì. Solitamente il primo libro di una trilogia è quello più bello, che non lo batte nessuno. Devo dire però che questo è un degno avversario. Vengono introdotti anche dei nuovi personaggi importantissimi che cambieranno il corso della storia. Ritroviamo anche vecchie conoscenze profondamente cambiate. Se proprio devo trovare qualcosa che non mi è piaciuto, ma proprio un pelo nell'uovo, ragazzi, io Mal non lo sopporto, non lo so. Per me non è carne né pesce, cioè, messo lì. È bravo solo a trovare le cose, basta. Tra l'altro sembra quasi che Alina debba essere affiancata da un uomo, per forza, prima l'oscuro, ora Mal. Secondo me è superpower per conto suo, cioè. Ovvio che per affrontare queste grosse situazioni, questa guerra con l'oscuro, abbia bisogno di aiuto, di compagni, ma come in tutti i libri, come in tutti i film. Però penso che non debba per forza avere una storia d'amore con qualcuno. Perché? Quindi l'unica sfumatura che diciamo non mi trova tanto d'accordo, ecco. Poi sul resto io non devo dire niente. L'ho letto in 3 giorni, ti tiene con gli occhi incollati al libro, ci sono tanti colpi di scena, io tante volte sono rimasta proprio così, ho detto no, quindi molto coinvolgente, quindi per il resto top. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate.
Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Qui sotto trovate i link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!